Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Se vuoi saperne di più, clicca su Abbonati. Buona visione. Al di là delle specifiche differenze delineate, la concezione del mito di Guénon e di Evola poggia dunque su una serie di assunti comuni. 1. Esiste un ordine di verità superiore, una metafisica oggettiva e universale, che si incarna storicamente nella tradizione. 2. Nelle civiltà tradizionali, il simbolismo, di cui il mito è la variante discorsiva, ha la funzione di trasmettere le più alte verità religiose e metafisiche. 3. Esaltando la ragione a scapito delle facoltà sovrarazionali, l'uomo moderno si è separato dalla tradizione e dalle sue forme mitico-simboliche, chiudendosi in un universo ego-riferito e desacralizzato. 4. Nel folklore del mondo moderno si può scorgere, tuttavia, la presenza residuale di miti e simboli tradizionali, trasmessi da civiltà più antiche. Infine, 5. Tali simbolismi, per quanto spesso degenerati ed incompresi, presentano affinità strutturali che possono essere colte e studiate comparativamente. Tale procedura consente di risalire all'esistenza e ai contenuti metafisici della tradizione e di salvare ciò che di essa è salvabile. La filosofia del mito del perennialismo, fondata su presupposti fenomenologici e primordialisti di origine romantico-occultista, ha suscitato vaste risonanze negli spazi culturali del Novecento, influenzando in vario modo anche intellettuali come Eliade, di cui sono note e ampiamente dibattute l'importanza e l'influenza disciplinare, il coinvolgimento politico nella destra interbellica, l'impianto ideologico di ricerche e risultati. Tale riflessione fa parte di una più vasta e articolata strategia culturale. Lo snodo cruciale di questa operazione sembra l'affermazione, radicalmente essenzialista e antistoricista, secondo la quale la tradizione esiste, ma non può essere indagata con i metodi della cultura profana. Quella che di primo acchito si presenta come una dogmatica petizione di principio può essere letta come la procedura discorsiva necessaria per instaurare il registro mitico. Ed è questo, in fondo, l'interesse del tradizionalismo ghenoniano ed evoliano dal punto di vista della storia del mito. Il suo essere un mito delle origini, attivo ed operante nel contemporaneo. La sua specificità risiede nel fatto che invece di legittimare le istituzioni del presente, radicandole in un passato fondatore, le squalifica opponendo loro un'alterità irriducibile, la tradizione primordiale, custode di una spiritualità che si vuole sorgiva e perenne, rispetto alla quale la modernità assume un carattere regressivo e decadente. In opposizione ai modelli evoluzionistici dell'età positivista ed industriale, percepiti come ancorati ad una concezione lineare della storia, autori divenuti mitici come Guénon ed Evola sottolineano le ciclicità, le involuzioni, gli smarrimenti, le traiettorie, a volte irreversibili, di decadenza e di rovina,
trovando ascolto presso elite e gruppi sociali che per diversi motivi si qualificavano come antimoderni. Il perennialismo appare così un tentativo di correzione della mnemostoria dell'Occidente. A dispetto di come si racconta, esso appare caratterizzato da un forte tratto morale e politico e deve essere considerato, innanzitutto, come una critica, espressa attraverso un linguaggio mitico, dei sistemi valoriali del presente, in un'epoca percepita come di crisi di civiltà.